Sono Piero Bellardone, presidente attuale del Lions Club di Vercelli. I presidenti dei Lions praticamente hanno l'incarico annuale e vengono eletti dall'assemblea di tutti i soci. Quest'anno io sono stato eletto fino al 31 di luglio, quando sarà presidente un'altra, e sarà la prima presidente donna, mio successore, e la prima presidente donna del club di Vercelli. Quest'anno abbiamo avuto l'onere e l'onore di organizzare il congresso di chiusura del nostro distretto, che è il 108 IA3, che comprende il Piemonte occidentale, le province di Torino, di Novara, di Vercelli, la Val d'Aosta e il Cusio Ossola. È stato un onore, come dicevo prima, organizzare questo congresso, perché abbiamo avuto modo di portare nella nostra città diversi soci Lions, praticamente 250 persone. Ieri sera abbiamo avuto anche il piacere di ospitare i Melvin Jones, che sono i Lions che hanno ottenuto il più alto riconoscimento a livello nazionale e internazionale, il premio Melvin Jones, che viene dato a chi si distingue appunto nell'ambito dei Lions. La serata si è svolta presso il Museo Borgogna della nostra città. In questa cornice, in mezzo ai quadri, è stata organizzata questa conviviale. I partecipanti si sono stupiti di questa location e hanno contato di tornare, perché non erano al corrente che a Vercelli ci fosse una così bella galleria di quadri, che peraltro, a quanto mi risulta, dovrebbe essere la seconda più importante del Piemonte. Niente, tornando a questa giornata, il congresso si svolge durante tutta la giornata di sabato 10 maggio. Questo congresso ha lo scopo, oltre che di trarre le conclusioni di tutto il distretto, sia in ambito amministrativo che in tutti gli altri ambiti, e poi sarà elettivo, perché in questa occasione saranno eletti i successori del governatore Carlone, cioè vicegovernatore, secondo vicegovernatore, terzo vicegovernatore, che diciamo che a distanza di un anno assumeranno queste cariche. Ci saranno poi anche altre elezioni. Noi abbiamo organizzato questo congresso, insomma, facendo e mettendo in risalto quello che è il nostro territorio, soprattutto evidenziando quali sono le bellezze appunto del nostro territorio, della città di Vercelli e di tutta la provincia. Niente, concluderei con un augurio ci facciamo gli auguri a noi stessi, perché il nostro club è molto partecipativo, sia in ambito sociale che in ambito culturale. Abbiamo organizzato diverse serate durante l'anno, soprattutto improntate durante la mia presidenza a evidenziare quelle che sono praticamente le caratteristiche della nostra città. Concludo facendo gli auguri anche poi ai miei successori, per fare in modo che continuiamo sempre in questo ambito di aiuto a chi ne ha più bisogno, in campo sociale e culturale, come dicevo prima, e esprimo gli auguri di conclusione felice di questo congresso e del nostro club. Grazie.